Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Terminiamo oggi le catechesi sulla misericordia nell'Antico Testamento e lo facciamo meditando sul Salmo 51, detto Miserere. Si tratta di una preghiera penitenziale in cui la richiesta di perdono è preceduta dalla confessione della colpa in cui l'orante, lasciandosi purificare dall'amore del Signore, diventa una nuova creatura capace di obbedienza, di fermezza e di spirito e lode sincera. Il titolo che l'antica tradizione ebraica ha posto a questo salmo fa riferimento al re Davide e al suo peccato con Betsabea, la moglie di Uria, l'itita. Conosciamo bene la vicenda. Il re Davide, chiamato da Dio a pascere il popolo e a guidarlo sui cammini dell'obbedienza alla legge divina, tradisce la propria missione e, dopo aver commesso adulterio con Betsabea, ne fa uccidere il marito. Brutto peccato. Il profeta Natan gli svela la sua colpa e lo aiuta a riconoscerla. È il momento della riconciliazione con Dio nella confessione del proprio peccato. E qui Davide è stato umile, è stato grande. Chi prega con questo salmo è invitato ad avere gli stessi sentimenti di pentimento e di fiducia in Dio che ha avuto Davide quando si è riveduto e, pur essendo re, si è umiliato senza avere timore di confessare la colpa e mostrare la propria miseria al Signore, convinto però della certezza della sua misericordia. E non era un peccato, una piccola bugia quello che aveva fatto. Aveva fatto un adulterio e un assassinato. Il Salmo inizia con queste parole di supplica. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Si sente iniquo. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. L'invocazione è rivolta a Dio di misericordia perché, mosso da un amore grande come quello di un padre o di una madre, abbia pietà, cioè faccia grazia, mostri il suo favore con benevolenza e comprensione. È un appello accorato a Dio, l'unico che può liberare dal peccato. Vengono usate immagini molto plastiche. Cancella, lavami, rendimi puro. Si manifesta in questa preghiera il vero bisogno dell'uomo. L'unica cosa di cui abbiamo davvero bisogno nella nostra vita è quella di essere perdonati, liberati dal male e dalle sue conseguenze di morte. Purtroppo la vita ci fa sperimentare tante volte queste situazioni e anzitutto in esse dobbiamo confidare nella misericordia. Dio è più grande del nostro peccato. Non dimentichiamo questo.
Dio è più grande del nostro peccato. Oh Padre, io non oso dire, ne ho fatto tante grosse, tante. Dio è più grande di tutti i peccati che noi possiamo fare. Dio è più grande del nostro peccato. Lo diciamo insieme, tutti. Dio, tutti insieme. Dio è più grande del nostro peccato. Un'altra volta. Dio è più grande del nostro peccato. Un'altra volta. Dio è più grande del nostro peccato. E il suo amore è un oceano in cui possiamo immergerci senza paura di essere sopraffatti. Perdonare per Dio significa darci la certezza che Lui non ci abbandona mai. Qualunque cosa possiamo riproverarci, Lui è ancora e sempre più grande di tutto, perché Dio è più grande del nostro peccato. In questo senso, chi prega con questo salmo ricerca il perdono, confessa la propria colpa, ma riconoscendola celebra la giustizia e la santità di Dio, e poi ancora chiede grazia e misericordia. Il salmista si affida alla bontà di Dio, sa che il perdono divino è sommamente efficace perché crea ciò che dice. Non nasconde il peccato, ma lo distrugge, lo cancella, ma lo cancella proprio dalla radice, non come fa, come fanno in tintoria quando portiamo un abito e cancellano la macchia. No, questo è Dio cancella il nostro peccato proprio dalla radice tutto. Perciò il penitente ridiventa puro, ogni macchia è eliminata e egli ora è più bianco della neve incontaminata. Tutti noi siamo peccatori, è vero questo? Se qualcuno di voi non si sente peccatore, che alzi la mano. Nessuno, tutti ne siamo. Noi peccatori con il perdono diventiamo creature nuove, ricolmate dallo Spirito e piene di gioia. Ora una nuova realtà comincia per noi, un nuovo cuore, un nuovo spirito, una nuova vita. Noi peccatori perdonati che abbiamo accolto la grazia divina possiamo persino insegnare agli altri a non pecchiare più. Ma Padre, io sono debole e io cado. Ma se tu cadi, alzati. Quando un bambino cade, cosa fa? Alza la mano alla mamma, al papà, perché lo alzi. Facciamo lo stesso. Se tu cadi per debolezza nel peccato, alza la tua mano, il Signore la prende e ti aiuterà a alzarti. Questa è la dignità del perdono di Dio. La dignità che ci dà il perdono di Dio è quella di alzarsi, mettersi sempre in piede, perché Lui ha creato l'uomo e la donna per essere in piedi. Dice il salmista: crea in me, oh Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Cari fratelli e sorelle, il perdono di Dio è ciò di cui tutti abbiamo bisogno ed è il segno più grande della sua misericordia. Un dono che ogni peccatore perdonato è chiamato a condividere con ogni fratello e sorella che incontra. Tutti coloro che il Signore ci ha posto accanto, i familiari, gli amici, i colleghi, i parrocchiani, tutti sono, come noi, bisognosi della misericordia di Dio. È bello essere perdonato, ma anche se tu vuoi essere perdonato, perdona tu anche. Perdona. Ci conceda il Signore, per intercessione di Maria, Madre di Misericordia, di essere testimoni del suo perdono che purifica il cuore e trasforma la vita. Grazie.